Al Circolo dei Lettori di Torino, nell'elegante palazzo di Via Bogino 9, Giorgio Ruffolo, economista, ex ministro dell'ambiente, socialista, parlamentare, presenta il suo nuovo libro Un paese troppo lungo, l'unità nazionale è in pericolo. A poca distanza dal 150enario dell'unità, gli abbiamo chiesto perché. Perché ereditiamo delle tare antiche e dobbiamo affrontare dei problemi nuovi nello stesso tempo, al nord e al sud. Al nord, dove delle forze tendenti al separatismo si richiamano a quello che uno studioso italiano, un grande storico italiano, definiva il Belgio grasso, una provincia ma non una nazione. Al sud, dove quindi non c'è un separatismo politico, ma c'è una disgregazione sociale, cioè c'è una sottrazione di sovranità allo Stato e c'è cessione di questa sovranità a mafie che si collegano alla criminalità internazionale. Eppure, sono ormai passati quasi 150 anni dall'Unità d'Italia e il Paese è ancora unito. L'Unità d'Italia è una condizione, è un lungo processo storico. Io in questo libro ho tentato di evocare questo processo, di riesaminarlo alla luce dei tre momenti che mi sembrano significativi di questa lunga storia della disunità. L'unità mancata, cioè quando nel Medioevo l'Italia aveva la possibilità di coniugare la ricchezza del nord con la potenza del sud, e mancò questa straordinaria occasione. Poi c'è un secondo momento, che è quello del Risorgimento, momento straordinario, di straordinaria vitalità. Non è vero che il Risorgimento è stata una copia della Rivoluzione Francese, non c'è nulla di tutto questo, è autenticamente nazionale, non fosse che per la sua colonna sonora, il melodramma. E poi c'è il terzo tempo che è il nostro, che segue ad una grande ripresa dopo la... Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia era un formicaio, come un formicaio sconvolto, e nel formicaio sconvolto si ha la distruzione ma si ha anche la proliferazione immensa, il brulicare di energie immense. Questo è stato il miracolo italiano, non soltanto dal punto di vista economico. L'Italia proiettata da paese agricolo soprattutto sottosviluppato rispetto agli altri più avanzati dell'Europa, a paese a grande potenza economica mondiale, qualche cosa di assolutamente inconcepibile. E poi c'è stato il miracolo politico. Nella fase della guerra fredda le forze politiche opposte italiane, contrapposte, comunisti e democristiani, destra e sinistra, sono capaci di immaginare una Costituzione democratica e di inventare una grande Repubblica democratica. E questo è un miracolo politico che è stato assolutamente sottovalutato. Come si sono venute a creare allora la situazione e le abitudini desolanti che riempiono le cronache italiane? Io sono convinto che si sono venute a creare dalla impossibilità di quella classe antifascista e nata dalla Resistenza e dalla Repubblica di potersi rinnovare attraverso l'alternanza. Una democrazia ha bisogno di continuo rinnovamento e la condizione fondamentale di questo rinnovamento è che destra e sinistra si alternino al potere. Non è successo. E quindi si è incancrenita una situazione che non poteva degenerare che nella corruzione. Quando un sistema non ha più ricambio, si corrompe.